Buongiorno, bentrovati. Che piacere per me è qui. Per me è un ritornare sui vecchi luoghi. Noi stamattina siamo felicissimi di riaprire queste attività, perché il tempo insomma non è stato clemente, per cui abbiamo un po'... Però si sta bene, qui sopra si sta bene sempre, tranne quando c'è il solleone. Bravo. Però abbiamo anche punti di frescura. Sì, sì, ho visto. Gli alberi sono sempre ben tenuti. E oggi riavviamo queste attività e ci sono anche delle novità. Riguardo due serate, la pizzeria sociale che già è stata avviata l'anno scorso ed è andata benissimo e speriamo di avere numerosi. Ma certamente lo diremo in giro, il passaparola è quello che conta di più. Bravissima. Conta di più. Dobbiamo sempre essere tutti insieme, compatti, perché veramente... Diciamolo ad alta voce, tutte le attività che si svolgono qua sopra sono aperte a tutti, ragazzi normali e tutti. E se, la cosa più importante, è tutto gratuito. Sì, e anche la pizzeria sociale. Sì, in effetti bisogna solo prenotare e poi chi vuole, chi ha gradito, può lasciare un'offerta. Perfetto, sì. Perfetto. E l'offerta è importante perché aiuta a mantenere le attività di questi ragazzi. Perché... E ci sarà la novità del cinema all'aperto, che ci sarà il sabato. Dedicato ai ragazzi, sì, quindi film per ragazzi. A tutti. Sempre tutti, a tutti, chiaramente. Aspettiamo tutti. Bene. Perché è tutti insieme che si... L'unione fa sempre la forza, eh? Brava. È vero? Sì, sì. Bello. Grazie, Sara, grazie. Grazie. Belle queste signore qua sopra. Allora, qual è il vostro ruolo? No, siamo state invitate. Ah, siete ospiti importanti, allora, perché potete testimoniare quello che si vede e quello che si fa. È bello vedere questi ragazzi impegnati in queste attività. E Albino si prodiga molto per questo. Abbiamo visto, abbiamo visto. E per tenerla in vita questa realtà. Grazie. Buona giornata. E qui facciamo il tiro con l'arco. Ci sono gli arcieri del Faito. Vai Cristian. Cristian te lo dice lui. Cristian, destro sì. Destra. Vedi? Va bene. Come sono questi ragazzi? Sono in gamba? Bravissimi. Sono bravissimi. Abbiamo anche dei maestri eccezionali, gli arcieri Faito. Del Monte Faito. Parlate con lei. Parliamo con lei, arciere. Allora, anche tu tiri con l'arco? Come? Tiri con l'arco? Certo, siamo istruttori di tiro con l'arco, siamo di un'associazione faitense di Faito, ci chiamiamo Arcieri del Faito e dall'anno scorso siamo con Albino Gargiulo, che è, è in gamba anche voi. Lo conosciamo tutti. Questi ragazzi sono stupendi, noi stiamo benissimo con loro, sono bravissimi, sono arcieri. Li possiamo laureare arcieri allora? E non promettiamo niente, ma può darsi che a fine percorso ci sarà una piccola sorpresa. Ah, ci contiamo. Parleremo con Albino, vediamo un po'. Grazie. Ciao ragazzi, qual è il vostro compito qua sopra? Cosa fate? In questo momento state facendo una canita partita a tennis da tavola, a ping pong? Stiamo dando una mano, bravissimo campione. Buon proseguimento, buona partita. E questo posto è dedicato ai più piccoli, con giochi e musica. E quanta, c'è anche una bella pianola per chi si vuole esibire. Andiamo a fare un giro verso l'alto.
Sandra? Babù. Insomma, Peppe, ci siamo aggiornati. Peppe, buongiorno. Buongiorno. Tu ti occupi di loro, che sono i nostri amici loro, a quattro zampe. Loro io le definisco le mie signorine. C'è Ombra, che Ombra, è la nostra pony, questa qui la prima, poi abbiamo Polly, Polly, la Polly che è una veterana, è Polly una è una veterana. Ed è una furbacchiona e desidera tante coccole. Poi abbiamo Milka in fondo, che è l'ultimo pony che abbiamo preso. E tutte e due le pony le usiamo per l'ippoterapia e per l'equitazione. Bellissimo, i bambini sono contenti. Sì, che sì. Sono, in fondo non c'è sono cosa anima... più appagante di vedere lo sguardo di un ragazzo o di una ragazza che sale a cavallo ed è felicissimo di vivere quell'esperienza. Grazie, a Vi presto. Aspettiamo, grazie. Buongiorno Maria. Buongiorno. Siamo arrivati in un altro reparto qui su al centro di ippoterapia. Sì, di cosa ti occupi tu? Io sono una mamma, oggi però mi sono offerta volontaria per aiutare i ragazzi a fare un po' di pet therapy, per stare a contatto con gli animali. E qui abbiamo delle caprette. Andiamole a vedere, andiamole a vedere. Questo è Messi, una capra napoletana. Mentre da là abbiamo quelle tibetane, piccoline. Che belle! La marroncina questa... è l'ultima arrivata. Si quando... vede, piccolissima! Sì, sì. Infatti. Bellissimo, vediamo di avvicinarci. Sto in una posizione un po' non molto comoda. Eccole! Portagli da gli porti da mangiare? I ragazzi, stando qui a contatto con loro, ormai li conoscono tutti gli animali, quindi l'aiutano. E sono in simbiosi. Sì, in esatto, effetti. Sì, è vero. Bellissime, sono docilissime questi animaletti. Sì, sì, sono animali abituati a stare con i ragazzi di tutta l'età, quindi c'è un bel rapporto. Maria, grazie, grazie e buona continuazione. Grazie mille. Ok, c'è il laghetto dove ci sono le mitiche paparelle, oche, occhette, anatre, c'è di tutto. Ci sono anche delle galline, bellissime lì dietro. Ecco qua le occhette, vediamole un po' più da vicino. Queste sono anatre veramente. E qui c'è il centro di accoglienza. Buongiorno, bentrovati. E c'è una nostra vecchia conoscenza. Tonino, come stai? Che piacere vederti. Bene, bene, bene. Sei sempre dell'idea. Sì, fammi sentire che le femmine sono un guaio. Hai visto? È cambiato da quando ci venivi una volta. Fammi sentire. Ti trovi bene? Sì, sì. Bravo, buon proseguimento. Grazie. Ma guardate qua queste signore che hanno preparato. Cre Open Day. Certo che lo è. Inauguriamo l'estate al Cre. Lo so, poi la devi fare da più vicino.